Sì, è la terza tappa, il master finale del Real Beach Cup sottomarina. È la quarta edizione della Real Beach Cup, organizzata da Real Beach per l'appunto, che è la società di Padova con una struttura a Padova che lavora tutto l'anno nel beach volley, Real Beach Arena, con la collaborazione di Bagni Astoria. Come dicevo, è il quarto anno che facciamo questo torneo, il più importante di sottomarina. Abbiamo anche oggi 60 coppie, 30 maschili e 30 femminili. Il livello, devo dire, è molto alto, ci sono giocatori che vengono anche dal campionato italiano. La collaborazione con gli Astoria ci permette di organizzare veramente tutto molto bene, i campi sono belli, ben fatti, è tutto a posto. Abbiamo anche il palco quest'anno, come avrete visto dalle immagini. Vediamo come finirà. La giornata non è splendida, però se regge un pochino il tempo ci divertiremo come sempre. Diciamo questo frutto di collaborazione fra Astoria, B-Blues Beach e Real Beach Arena nasce 4 anni fa, quando per scherzo la prima volta abbiamo fatto questa tappa. Poi anno per anno si sono ingrandite sempre di più, sempre di più. Astoria ci ha creduto su questa situazione sportiva, insieme appunto con i nostri amici di Padova, e oggi siamo qui a festeggiare per il quarto anno questa Real Beach Cup. Complimenti, chissà che la giornata non sia troppo messa male, ma comunque il tempo sembra che regga, insomma, anche magari si sta un po' più freschi che sotto il sole caldissimo. Anche perché merita di venire a vedere qualche partita, perché sono veramente, come diceva lui, sono delle coppie veramente interessanti, piacevoli da vedere. E durerà adesso la giornata fino a? Fino stasera, fino alle 19.30, 20 per il finale. Quindi c'è tutto il tempo di venire via a vedere. Perfetto. Grazie. Consigliabile venire a vedere, il livello è alto, c'è un po' di vento, quindi dicevamo la giornata non è splendida, però col vento si vedono i veri giocatori di beach volley. Grazie.